Per Rete Zero, Ilaria Brosca. Oggi ci troviamo presso la Sallustiana Art Today per un evento particolare, The Conference Must Go On, ovvero Conosci Te Stesso, il teatro dello spazio alchemico, presentato dalla Vela di Penelope. Ne parliamo con Anna Laura Chierichetti, Maria Consiglia Santillo. Bene, Anna Laura, due parole sulla Vela di Penelope. Come nasce questa associazione? Quali sono i fini e le iniziative che si propone? Intanto vorrei ringraziare tutti voi per questa intervista e intanto vi dico anche cosa faccio nella vita. Mi occupo di benessere a 360 gradi perché sono un counselor, un operatore olistico, e sono un master Reiki, sono un trainer, un formatore quindi, un coach. E la Vela di Penelope nasce come... è un'associazione no profit e nasce dall'incontro, secondo me, fortunato tra le mie peculiarità, le mie competenze e quelle di Maria Consiglia Santillo, che è uno psicologo, poi si presenterà lei magari meglio, e Noa Persiani, che è invece un'attrice di teatro e un critico cinematografico. L'idea di mettere insieme arte e scienza per come obiettivo risveglio delle coscienze. Questo è stata sempre, diciamo così, la nostra passione, quello di divulgare la conoscenza per permettere alle persone di fare un viaggio dentro di sé. Per questo la vela è un viaggio dentro di sé per conoscere se stessi e per poter risvegliare la propria coscienza. E naturalmente la vela di Penelope, perché Penelope è l'energia femminile. E quindi l'energia femminile è l'energia centripeta, quella che va dentro ed è quella che accoglie e trasforma. Quindi siamo in un momento di trasformazione e noi abbiamo voluto, come dire, far diventare quella tela che Penelope tesseva di giorno e disfaceva di notte, una vela che ci porta in viaggio. Un viaggio che inizia oggi. Ne parliamo dunque anche con Maria Consiglia Santillo per quanto riguarda quindi le iniziative della Vela di Penelope. Buonasera, io sono Maria Consiglia Santillo, psicologo e psicoterapeuta d'orientamento psicanalitico e sono psico-oncologo esperto in via psicosomatica. Diciamo che le iniziative della Vela di Penelope, che è un'associazione fondata quest'anno, sono in linea di continuità con i programmi che le varie associazioni che l'hanno fondata hanno già svolto negli anni precedenti, perché in effetti, ecco, Recreation, gestito da Anna Laura Chierichetti, il centro studi Psiché di cui io sono fondatore e Essere Dante, gestito da Noa Persiani, stanno lavorando nel campo del risveglio delle coscienze già da parecchi anni. E l'iniziativa di questa sera, così come le iniziative che ci proponiamo di mettere in atto in futuro, sono collegate alla integrazione intesa in senso lato, quindi integrazione tra le varie dimensioni della persona e integrazione tra i vari ambiti di studio. Noi riteniamo infatti che il problema fondamentale della nostra era, dove c'è un livello di consapevolezza bassissimo, nasce proprio dal fatto che ormai siamo divisi all'interno di noi, divisi con tutto ciò che ci circonda, tutte le discipline non comunicano tra di loro. Quindi la Vela di Penelope nasce proprio con questo obiettivo, lavorare per l'integrazione all'interno della persona, tra le varie dimensioni della persona e integrare varie discipline. Ecco perché i vari seminari che ci proponiamo di portare avanti hanno come obiettivo conosci te stesso, divieni ciò che sei e creo ergo sum, dove si parla appunto dell'integrazione interpersonale e intrapersonale. Si tratta di una conferenza spettacolo. Qual è la tematica che viene affrontata e soprattutto perché quest'idea di unire la scienza al teatro? La biopsicosomatica incontra l'arte, questo è il tema di questa conferenza spettacolo. E l'idea di unire la scienza e l'arte è un'idea che nasce intanto dal nostro incontro, visto che ognuno di noi lavora in un ambito diverso, però apparentemente diverso, perché l'idea è sempre quella di mettere al centro dei nostri studi l'uomo, la conoscenza di sé. E naturalmente noi sappiamo di avere un cervello destro che è un cervello
come dire, artistico, ed un cervello sinistro che è il cervello che ha bisogno della spiegazione scientifica per tutto ciò che accade. E quindi riuscire a mettere insieme arte e scienza significa riunire i nostri due lobby cerebrali, e quindi è il primo passo per ritrovare la nostra unità. E già questo ci porta a migliorare il nostro stato di benessere, e quindi l'idea è nata così, per cercare di far conoscere questo nuovo modo di ritrovare il proprio benessere e la propria unità. Adesso parliamo con Noa Persiani, la regista di questo spettacolo. Noa, com'è stata la realizzazione di questo spettacolo? Come ti sei trovata? Quali sono state le difficoltà che hai incontrato? Prima cosa, la difficoltà è stata passare da un palcoscenico a una conferenza adattata a spettacolo, perché comunque ci sono delle parti molto tecniche da supportare che devono essere trascritte come un monologo, quindi c'è stata una difficoltà di scrittura. Però devo dire che tutte le mie colleghe si sono impegnate, quindi la realizzazione è stata abbastanza buona. Poi è un debutto per tutti noi, quindi speriamo che vada bene. Una primissima esperienza. Per me come regista è la prima esperienza. Loro la maggior parte sono esordienti, quindi è tutto da vedere. Sicuramente andrà benissimo, sarà un grandissimo spettacolo. Salutiamo e ringraziamo le nostre ospiti e vi diamo di dire quello che solitamente si dice per buon augurio in queste situazioni in teatro, e andiamo a goderci lo spettacolo. A questo punto non ci resta che assistere alla conferenza spettacolo The Conference Must Go On, che ci condurrà all'interno delle varie dimensioni che compongono la natura umana. E il richiamo che viene con forza esercitato da questa pièce è di fatto un augurio che venga meno, quantomeno si riduca, l'obnubilamento. E da qui spesso e a vario titolo le nostre coscienze e il nostro intelletto vengono irretiti in una sorta di gigantesco effetto Matrix di alienazione pressoché perenne, e diciamo possa prevalere l'autoregolamentazione consapevole del proprio io, con le sue pulsioni, con la sua sfera emotiva e razionale, possa prevalere appunto sulla realtà simulata e sul controllo spesso totalizzante della sfera cibernetica.